lavorano le 2, lavorano le 3 del pomeriggio, le 4. Io ora al telefono prima con un lavoratore e mi ha detto: ma qui non ce la facciamo più, sti giorni qua c'è un caldo impressionante, non riusciamo più. E dico: chiedi la cassa integrazione, chiedetela. È iniziata la settimana dell'anticiclone africano Caronte, un'ondata di calore che non darà tregua, specialmente a chi tutti i giorni deve lavorare all'aperto e in condizioni delicate. Lavoratori che ci chiamano dai tetti, dai piazzali senza un minimo di tettoia. Ma soprattutto chi stende il manto stradale, già una temperatura elevata di per sé e poi con l'asfalto che è bollente. I sindacati tornano così nuovamente ad invitare lavoratori ed aziende nell'utilizzo della cassa integrazione prevista nei casi di condizioni climatiche che aumentano i rischi nei luoghi di lavoro. C'è la possibilità dell'anno scorso per le temperature elevate che superano i 35 gradi centigradi, ma anche per quelle inferiori ai 35 gradi, purché vi sia quella temperatura percepita più alta, a seconda del tasso di umidità, la possibilità appunto nelle ore più calde di chiedere la cassa integrazione. Il lavoratore purtroppo lo strumento è quello di fermarsi, magari di chiamare noi che li seguiamo come sindacati e comunque di dare un input all'azienda, di dire che non si può continuare a lavorare sotto il sole. Mentre ci sono aziende che hanno già modificato l'orario di lavoro per sfruttare così le ore più fresche, ad oggi solamente un'impresa su 10 fa richiesta di cassa integrazione per il caldo. Soprattutto sono le aziende non del territorio, i trasfertisti, ma per quale motivo? Per il semplice motivo che l'azienda ha la fretta di concludere il proprio lavoro nei tempi stabiliti, perché oltre al lavoro che devono fare devono comunque dare ai lavoratori il classico vitto, l'alloggio, quindi sono delle spese ed è sempre la rincorsa a finire prima il cantiere. Però a discapito di cosa?